Ma cosa dici? Sei disperato perché stai perdendo tutti i capelli? Ma se ha le squame, come fa? Io sono disperata! Ciao amici, come state? Oggi vi voglio scioccare con una notizia che ho letto in giro. Ma cosa sarà mai? Chiudono il Festival di Sanremo? Babbo Natale non esiste? Nel 2012 è finito il mondo e siamo tutti in un sogno collettivo? No, è un segreto facilissimo per avere capelli forti, luminosi e prevenire la caduta dei capelli in autunno. Sarà una di quelle bufale sul web, lo sanno tutti che è impossibile. Sei sicura? In autunno e in inverno un po' di caduta è fisiologica, ma non lo è il diradamento o la perdita massiccia di capelli, che oggi invece sono molto frequenti. Chi ne soffre, alzi la mano! Negli anni molte persone mi hanno contattato per questo problema, per ottenere capelli forti e sani. Ecco, adesso mi dirai che devo mangiare bene, che devo prendere questo, quello e 35 rimedi diversi. No, vi dico di usare l'aspirina. Cosa? Ma che c'entra adesso? Mica ho la febbre. Infatti, non bisogna berla, ma farci uno shampoo. Intanto, se vi incuriosisce quest'idea stravagante, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, secondo alcuni studi, il suo principio attivo, cioè l'acido acetilsalicilico, passato sui capelli, ossigena il cuoio capelluto e rinforza la fibra capillare. Così i capelli appaiono più forti e luminosi. Ma va? E dove si compra questo shampoo che lo provo subito? Non si compra, si fa a casa. Ora vi dico come. Intanto, se non lo avete ancora fatto, per seguire tutti i miei consigli e news, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Ecco la ricetta che ho letto. È facile. È uno shampoo che si lascia in posa. Va bene usare anche un farmaco generico, basta che contenga il principio attivo. Si mescolano tre pastiglie tritate alla dose di shampoo che usereste normalmente. Meglio se è uno shampoo neutro, eco-bio e naturale. Si bagnano i capelli, si applica lo shampoo e si lascia in posa per circa 5 minuti, come un impacco. Dopo bisogna sciacquare bene con acqua tiepida e mettere un balsamo. Ma ogni quanto devo farlo? Se siete in emergenza, anche un giorno sì e un giorno no, poi una o due volte alla settimana. Consiglio comunque di provare prima l'effetto su una ciocca di capelli per vedere se questa ricetta è adatta ai vostri capelli. Tenete conto anche che i risultati non sono gli stessi per tutti, perché dipendono dal tipo di capelli e dalle loro condizioni. Ma se non si prova, non si vedono i risultati. Ora condividete questo video con i vostri amici sui social, facciamo grande il canale insieme e nei commenti raccontatemi com'è andata quando avrete provato questa ricetta e fatemi sapere come funziona. Sono curiosa, lo sapete? Io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ecco, adesso direi che dobbiamo